Forza italiani, forza Italia, voi non sapete quanto Dio ami questo popolo, questa nazione. L'ha formata già come lo stivale delle sette leghe, quello che corre, quello che salverà il mondo, la terra. L'Italia è stata voluta da Dio fin da quando nelle antiche scritture c'era il padre che sarebbe diventato Israele, ossia Giacobbe, che voleva sposare la sua Rachele. Ma il padre di Rachele, Labano, tese un tranello a Giacobbe e lo fece sposare con Lia, perché da Lia sarebbe uscito Gesù. E Ita, Lia, è l'Italia. It, esso è l'Italia, voluto fin dall'origine di quel padre Giacobbe che sarebbe diventato Israele, perché già era scritto che, come avrebbe detto Gesù, il padrone assegnò il campo che aveva eretto costruendovi una vigna, costruendovi una torre, a dei contadini, ma quelli gli uccisero il figlio e avrebbero perso quel fondo che sarebbe stato destinato a un altro popolo. Roma, che è così connessa con l'amor, perché sono le due facce della stessa metodologia di Dio, di aiutare nei due modi, quello della forza e quello dell'amore che c'è della forza. Voi italiani che non avete girato il mondo, non vi rendete conto del valore che ha il popolo italiano, questa razza che è stata composta da tutte le razze, perché già dai tempi antichi di Roma, a Roma confluivano tutti e il sangue e i geni si mescolavano, e questo fenomeno è accaduto per secoli, per secoli. Il DNA dell'Italia è il DNA ideale formatosi in tutto il mondo attraverso la continua miscelazione, la continua correzione. E quando proprio l'Italia si oppone a che ancora arrivino in Italia altri che non erano italiani e fanno parte di questa nazione così idealmente voluta da Dio, vanno contro alle loro stesse origini, perché questa è la virtù dell'Italia, la sintesi del DNA di tutto il mondo confluito perennemente in Italia da millenni, a costituirvi un gruppo così ben miscelato che poi ha portato all'origine una lingua assolutamente divinamente perfetta, che indica già di per sé il valore delle cose. E lo vedete in tutto lo svolgimento della cultura nel mondo: l'Italia e gli italiani sono stati sempre lì, al primo posto. Voi oggi non vi rendete conto del valore che avete, perché siete preda di un modo incapace di osservare il bene che esiste in voi. Il perenne tentativo di migliorarvi vi porta a non valutare la bellezza che c'è nell'Italia, negli italiani,
La perfezione che esiste, seppure nel relativo, perché vedete, noi vediamo anche certi aspetti poco felici che accadono quando attraverso le masse si assumono atteggiamenti spesso magari non i migliori. Ma io in perfetta buona fede vi dico che tutte le volte che ho preso in considerazione uno per uno tutti coloro che io ho conosciuto nella mia vita, io ho avuto ammirazione per tutti loro. Non ce n'è uno che mi abbia disgustato. Ho riconosciuto sempre quella capacità di giudizio, di essere nel primo posto nella valutazione ideale delle cose. Certo, spesso il tutto, anzi sempre il tutto, è poi contaminato dalla condizione personale di non sapere tutto, di poter poggiarsi solo su quelle basi che uno ha avuto dalla sorte. Ma a differenza di altri popoli, il popolo italiano è veramente è quello privilegiato da Dio, ed è un vero peccato che preda del cattivo indirizzo fatto da tutti quelli che per vincere e impossessarsi del potere non fanno altro che buttare fango sul popolo italiano, a partire dagli stessi italiani, e che vi dicono che va tutto male, che non va bene, che siamo guidati in un modo pessimo, che siamo in una condizione veramente infelice. Ma quando? In quale popolo del mondo esiste quella capacità che c'è nell'Italia di sopravvivere in tutte le condizioni, in tutte le situazioni? E se vi dicono si fa fatica arrivare a fine mese, voi non conoscete che fatica fanno arrivare a fine mese, per esempio, in Africa, dove muoiono di fame, ancora in Asia, dove riescono a avanzare perché sono costantemente indietro rispetto a noi, che è giusto che avanzino, è giusto che noi, se siamo a un livello di vita eccessivo, ci abbassiamo. Ma chi obbliga a una famiglia normale italiana di avere un'automobile, due automobili, tre automobili, l'armadio pieno di vestiti, quando in altri posti del mondo si fa fatica a mangiare? Voi dite, ma anche qui in Italia si fa fatica ad arrivare a fine mese. Sì, ma perché il denaro che arriva serve per spese che sono superflue, che sono diventate così importanti e vitali, perché il tenore di vita dell'Italia è stato sempre molto alto. E ora, in un mondiale tentativo di equiparare i livelli di vita, chi è in su deve abbassarsi un po'. Ma questo è secondo giustizia, non secondo un fallimento dell'Italia. Non fatevi confondere da chi vi butta veleno nel piatto e vi dice che noi stiamo andando male, che noi siamo un popolo oramai alla deriva. Non è così. Forza Italia, su, che io non ho mai conosciuto, pur avendo girato il mondo, un popolo così vivo nel suo intelletto, così capace di avanzare e di risolvere tutte le più importanti questioni della vita. Forza!